Ciao, ciao a tutti. Stiamo impegnando, noi siamo i Loren e ci stiamo impegnando in una cosa complicatissima di fare una diretta in due sia su Facebook che su Instagram, che è una cosa di una difficoltà incredibile. Ora però ci riusciremo, eh? Ecco. Ora Gabriele, se tu entri con la nostra pagina sul video di Instagram, che va in diretta per chi ha Instagram su Voci per la Libertà, scritto senza accento, io ti posso mettere dentro. Però devi pigiare in alto. Stai seguendo la diretta? Sta caricando, sì. È tutto black. Noi nel frattempo vi racconteremo una storia sconvolgente su quello che noi avevamo predetto con il nostro album che si chiama Lore, come noi, e che insomma in qualche modo prevedeva tutta una serie di avvenimenti che poi insomma sono successi nell'evolversi di questa quarantena. In realtà è una cosa molto sconvolgente, assolutamente incredibile, una cosa un po' alla Adam Cadmon, per capirci, e insomma cercheremo di raccontarvela appena Gabri riesce a connettersi anche su Instagram. Però in realtà è una cosa, allora, guarda, ti fa il saluto, assolutamente incredibile, ecco. Una cosa un po' alla, per capirci, no. Gabri, eccoci, vai, per tutto. Ci abbiamo fatto. Allora, se non guardiamo diretti in camera è perché ne dobbiamo guardare due, non ci siamo abituati a essere così tanto studiati. Allora, cominciamo, Gabri, a raccontare quello che succedeva prima che ci fosse tutto il... Gabri, fai una cosa, butta giù il volume del telefono, vai, così non c'è il ritorno. In questo momento siamo tipo mentali. Altg la 7, e praticamente questo è il nostro album che è uscito l'anno scorso, e non so se ve lo ricordate, ma sostanzialmente prima di che tutto questo cominciasse era Natale sostanzialmente, e noi abbiamo una canzone nell'album che si chiama Blister che parla sostanzialmente di questo periodo. Forse Gabri, se ci mettiamo le cuffie tutte e due evitiamo il ritorno audio che è un po' fastidioso. Sì, provo a mettermele. Meglio? Sera sempre estate, non ci sono macchine parcheggiate, miracoli della pulizia delle strade. Facciamo un gioco, facciamo confusione, scambiamo il calendario dell'avvento col mister della pillola che hai preso adesso. E poi aspettiamo Natale. Scusa ma te lo devo dire, che a volte fa una stanchezza per cui non serve dormire. Come te lo devo dire, che tu non c'entri niente, ma provaci a capire, dai provaci a capire, se mi trovi negativo portami in corsa a sviluppare da un fotografo bravo. E tu che parli e non parli, stanotte ti svegli, ostini o ti arrendi, e tu che parli e non parli, stanotte ti siedi e divieni portatrice sana dei, portatrice sana dei miei segreti. Meno accendino. Stasera sembra estate, non ci sono né ombrelloni né ragazze spogliate, ma vedo comunque le tue
due gambe depilate, facciamo un gioco, facciamo confusione, facciamo confusione, facciamo confusione. Scusa, ma te lo devo dire, che prendo il caffè per stare sveglio e pasticche per dormire. Wow, come te lo devo dire, che tu non c'entri niente. Provaci a capire, dai, provaci a capire. Se mi trovi positivo, portami cosa visitare da un medico bravo. E tu che parli e non parli, stanotte ti svegli, festini o ti arrendi. E tu che parli e non parli, stanotte ti siedi e ti vieni. Portatrice sana lei, portatrice sana. E tu che parli e non parli, stanotte fermi. Costini o ti arrendi, costini e ti arrendi, e ti guardi, salmotte, sedi e ti vieni, portatrice sana dei, portatrice sana dei miei segreti. E abbiamo già capito che sarà una cosa molto lunga questa diretta, perché molto ogni complesso. Volta che il telefono succede una baradan e ogni volta che succede qualunque minima cosa. Però questa era Blister e come vi abbiamo detto, insomma, sostanzialmente sembra passato 1000 anni, ma quando è cominciata tutta questa paura, questa storia, era Natale. Te che hai fatto a Natale, Gabri? Te lo ricordi? Ma guarda, io onestamente in questo momento non ricordo proprio cosa ho fatto a Natale. Sono qui immerso nella natura, non mi ricordo nemmeno quanto tempo è che sono qua. Aspetta, tanto quindi, vediamo. Ragazzi, è difficile un po' per tutti. Qualcuno dice, grazie al telefono del 2002... Aspetta, Tommy, ciao Tommy, ciao Pippo. Andare a vedere. Quello sotto il burro, sì, quello sotto il burro si capisce la connessione del burro da come sì, da come si vede. Comunque, arriviamo al dunque, anche se non sto trovando le cuffie, che è quello per cui siamo qui a parlare, a parte che quando ancora ti chiamavamo a Marcord abbiamo partecipato al Festival Voci per la Libertà con una canzone che si chiamava I nostri discorsi, che poi è finita nell'album dei Loren per Garrincia Dischi, insomma, che è uscito. Ma oggi non vogliamo parlare di questo, che è stata una delle esperienze più fighe che abbiamo fatto, ci ha permesso di conoscere Nada, tutta una cosa veramente bella. Vogliamo parlare di questo coronavirus in musica, perché il nostro album appunto ha tutta una serie di titoli che sono un po' strani, un po' premonitori, no? E la prima canzone, che ha un titolo strano, che ci va di raccontarvi, è Psicosi, perché sicuramente, insomma, un po' di paura per tutta questa vicenda c'è. E Gabri, ogni tanto dimmi qualcosa. Arrivi un po' con latenza per ora, e quindi è un po' difficile intervenire. Sono uno specchio dentro direttamente la diretta, poi c'è tutto il rientro dell'audio. Sto cercando le cuffie di sorridere, ma sento il mio audio da dramma incredibile. Ragazzi, io non so più, cioè, ogni volta che intervengo comincio a parlare su me stesso, è veramente un'operazione difficile, devo staccare cervello e orecchie, è troppo complicato. Però ora va meglio. Capito? Vediamo un po'. Ecco, oh no, ora si vola, ora sì. E quindi alla fine di questa diretta avremo risolto tutti i problemi, ma questa canzone si chiama Psicosi, e magari perché e cosa ci ha portato Psicosi ne parliamo dopo. Ok, devo staccare le cuffie se non si sentirà il piano.
E vedo che mi svegli, hai l'aura scomposta e sconvolgi il caffè. Mi sembra che galleggi nell'aria, se lenta ti muovi con me. È strano se mi appari in allucinazioni, visioni a colori, ti parlo, rispondi, sei così per me, come la sto bene, ma del resto adesso freddo e stringimi, ti prego. E non pensavo che un abbraccio fosse proprio questo, e stringimi, fai presto. Sapevo che saresti ritornata, mai tradito, ti ho tradita, ma io ti perdono adesso, presto. E lancio un abbraccio nel vento, e poi succede che mi bussi, io apro, poi entri, sei quella di sempre. Mi dici che mi presti il tuo cuore, poi parliamo per ore di noi. Confessi che porto strane sensazioni, ti mancherò domani, vertigini e fiori, psicosi per me, come la sto bene, ma del resto adesso freddo e stringimi, ti prego. E non pensavo che un abbraccio fosse proprio questo, e stringimi, fai presto. Sapevo che saresti ritornata, mai tradito, ti ho tradita, ma io ti perdono adesso. E lancio un abbraccio nel vento, mi sorprendo nudo a guardare uno specchio e a sentirmi costretto a scopare il mio letto. Ma non mi interessa, io ti ho detto ti aspetto da tanto, non dormo e confondo le luci dell'alba e il tramonto, le luci dell'alba e il tramonto, le luci dell'alba e il tramonto, ti ho detto ti aspetto. Eccoci qua. Questa era Psicosi. Gabri, ora puoi intervenire. Ah, bene, guarda, comincio a sentir bene. Ma ragazzi, io dico, in questa meravigliosa quarantena che dobbiamo tutti farci, è sempre necessario capire qual è la nuova attività da riscoprire, una cosa da riscoprire di noi stessi. Io, ad esempio, ho riscoperto il giardinaggio, la natura, il rapporto con la natura. Cosa fate durante questa meravigliosa quarantena? Te come la passi, ad esempio, visto che non ne abbiamo neanche mai parlato tra di noi? Cosa fai per poterne venire fuori alla meglio? Ma guarda, io faccio veramente il giusto, cioè sono caduto in quella fase dove veramente non mi va di fare niente, quindi ti invidio che tu hai la forza di far qualcosa. Però veramente a me mi è presa quella cosa lì che meno fai e meno vuoi fare. È così. E niente, quindi volevo raccontare un aneddoto su questa cosa che secondo me è bello, è interessante, che praticamente con questa canzone, che era Psicosi, che calza un po' a pennello con tutta questa storia del coronavirus, noi ci abbiamo partecipato a un concorso musicale, eravamo più giovani, sicuramente meno barbuti, che era il Rock Contest di Controradio. E la cosa figa di questo Rock Contest di Controradio, che è una delle manifestazioni fiorentine, noi siamo fiorentini,
più importanti che sono fatte a livello nazionale, è che questa canzone è stata notata da la giuria, diciamo, di qualità che era presieduta da addirittura Luciano Ligabue, e questa cosa ci ha permesso di andare a registrare nel suo studio di casa sua, insomma. E questa è stata una cosa che sicuramente ci ha abbastanza svoltato, non so che dici te. No, quello sicuramente. Ma io volentieri, qualche cosa in passato, un po' manca, dai, di andare a suonare ora, un po' anche per noi ritornare sul palco, chissà quando sarà, quando è che si ricomincerà a suonare, a fare questo meraviglioso lavoro? Paura. Sì, è un po' il problema, per questo mi sono dato al giardinaggio, ragazzi, quello non scade mai, capito? Si può tornare a qualsiasi livello, la natura dà e la natura prende. Ieri, tra l'altro, io mi sono anche fatto un taglio lungo così, con un dito, sulla testa, perché mi sono spiaggiato contro un ulivo, quindi è una cosa... Prima si torna a suonare, meglio è anche per me, soprattutto perché il rischio è perdere la testa, in diversi sensi, da questo punto di vista. Però allora, sì, ragazzi, dai, sarebbe bello tornare un po'. Tornando invece al nostro racconto, abbiamo detto, prima di cominciare questa quarantena, era Natale. Poi c'è stata la psicosi, la paura, e questo era un titolo di una canzone che ha scritto il buon Marchino che ci segue, e quindi questa grande paura, questa psicosi, paura assolutamente giustificata, e poi questa paura all'inizio sembrava che fosse soltanto italiana, no? Nel senso che sembrava un problema un po' nostro, un po' cinese, poi questa cosa si è cominciata a spandere anche oltreoceano, e incredibilmente oltreoceano è anche questa una traccia del nostro CD. Guardate, si vede? Oltreoceano, no, per chi ci segue su Instagram lo vede, la traccia numero 4, per chi ci segue su Facebook, eccolo lì, Oltreoceano, la traccia numero 4. Tra l'altro in ordine, vedete, Blister, poi Oltreoceano in realtà... Che ottima regia, c'è anche le due regia, camere, che spettacolo! Una regia incredibile, e niente, c'era questa psicosi che si espande oltreoceano. Una riflessione che facevo in questi giorni, che vorrei condividere con te, Gabri, e con chi ci guarda, è che per una vita ci siamo raccontati che c'era tutto il mondo, si poteva raggiungere con internet, no? In fondo non importava uscire di casa, che internet aveva unito tutto il mondo, e non importava più uscire, i musei li potevi vedere online, qualcuno diceva che il futuro sarebbe stato questo. Questa quarantena un po' fa riflettere su questo fatto, perché in fondo abbiamo visto che stare a casa ha voglia di avere internet, ma cioè andare a fare la passeggiatina è diventata una cosa veramente vitale, no? Non so come la pensi su questo. Che l'umanità non è digitalizzabile in tutti i suoi rapporti. Madonna, quando ti trovo così, Così, messa così, meglio di così non te la posso mettere. Ok, questo era Oltreoceano. E continua questo racconto attraverso le tracce del nostro disco e il coronavirus, questo strano raffronto. Voi credete alle coincidenze? Io non credo proprio. Questa è Oltreoceano. Dove è andato Gabri? È andato via? Mi ha lasciato solo? Ci sono. Hai detto basta, me ne vado, non ho quello che volevo, sono sempre stata una ragazza d'oltreoceano, faccio un altro tatuaggio, che ne dici? Quello bianco non si vede dai coperto, dai vestiti, che ne dici? Che ne dici? Però io e Gabri, secondo me, si sente meglio se stacco il microfono. Quindi faccio questa operazione così, sulla prima strofa. Stacca, stacca. Hai detto basta, me ne vado, non ho quello che volevo. Sono proprio nata dalla parte sbagliata dell'oceano. Faccio un altro taglio, che ne dici? Una frangia per nascondermi e scappare dai cattivi falsi amici. Oh, che ne dici? Dico che basta, che togli i vestiti,
per essere felici che togli i vestiti. Vorrei spiegarti che sono io al tuo posto e che non puoi trovarlo dove non sono. Vorrei spiegarti che siamo ancora a galla, che se cerchi l'America ci sono le mie braccia. Posso portarti sulla luna, ti va. Basta piegare 40 volte un foglio di carta a metà. Hai detto basta, me ne vado, non siamo più felici, ci guardiamo dentro agli occhi come fossimo nemici. Faccio un altro di miei sbagli e tu che ridi, che ne dici se rimango ancora un po', contiamo poi le cicatrici. Oh, che ne dici? Dico che basta che togli i vestiti, per essere felici che togli i vestiti. Vorrei spiegarti che sono io al tuo posto e che non puoi trovarlo dove non sono. Vorrei spiegarti che siamo ancora a galla, che se cerchi l'America ci sono le mie braccia. Posso portarti sulla luna, ti va. Basta piegare 40 volte un foglio di carta a metà. Non so se ti è piaciuto l'arrangiamento col vocal synth. Bellissimo, è stato meraviglioso. Un po' per sempre i problemi di connessione, al netto dei problemi, ma bello. Bello. Ascolta, vabbè ragazzi, si fa quel che si può, non è che... Assolutamente. Ti volevo dire che... Quindi c'è stata questa grossa paura oltreoceano, velocizziamo perché sennò a raccontare le cose nostre siamo fino all'anno prossimo. Ringraziamo ancora Michele che ci scrive su Facebook, che è il direttore artistico di Voci per la Libertà, festival che ogni anno sceglie la canzone migliore in tema diritti umani, e, insomma, che un anno per la sezione degli artisti emergenti aveva scelto anche la nostra per il Lizza, insomma, per vincere il premio. Quindi noi li ringraziamo per questo spazio, siamo contenti di stare con voi questa mezz'oretta a raccontarvi questa storia impossibile, che però è così, insomma, le coincidenze, no? Sono così. E una delle coincidenze più grosse che si può ritrovare nel nostro CD è che una delle canzoni che trovate nel disco si chiama Tutti Fermi. Curioso, no? Visto che adesso siamo tutti fermi, insomma, in qualche modo a casa, bloccati, che non si può uscire, così. Noi avevamo provato a avvertire tutto il mondo anche dal palco del 1° maggio, vero Gabri? Cioè avevamo provato a dire a tutti che sarebbe andata così, però non... E qualche anno fa, ormai. E qualche anno fa, esatto. Noi eravamo dei precursori proprio di tutta la storia, quando ormai? Tre anni fa, forse? Tre anni fa. Sì, più o meno 3 anni fa, che poi sembrano ieri dopo la quarantena. Sì, esatto. Sembra cominciata ieri. Io ho perso la cognizione, non so più neanche quanti anni ho adesso. La cosa incredibile di questa quarantena è che è iniziata un sacco di tempo fa, però in realtà sembra ieri. Cioè, è assurdo quando uno dice il tempo passa veloce, quando Marco giustamente ci consiglia premonitori, ecco, la parola giusta era quella, ma lui il letterato del gruppo. È assurdo quanto... Io sono a suoi contadino, sì, esatto. Andare oltre. È assurdo quanto il modo di dire, no? Quanto ci si diverte, cioè quanto passa veloce il tempo quando ci si diverte. Eppure in questi giorni stiamo sperimentando, almeno io, che il tempo passa. Quando ti annoi, anzi passa velocissimo in realtà. Ma insomma, la canzone che noi
da bravi premonitori, come ci dice Marco, abbiamo cantato anche dal palco del primo maggio, è Tutti Fermi, che voleva dire, appunto, forse voleva prevedere questa situazione surreale che stiamo vivendo. Stacco il microfono. Gli abbracci vorrebbero unire le anime, ma non uniscono nemmeno i corpi. Domani ci sveglieremo in campi di grano coperti di corpi. Le nostre condizioni sono uguali, teniamoci lontani dai normali, e renderemo scatolette per cani a mangiare domani. A volte vorremmo unirci le anime, ma poi non ci riescono i piccoli gesti, ciao Mattia, a legare il sogno di se stessi, arriva a terzi. Buttiamoci agli eventi mondani, la coca ci incasina le mani, i cocktail fanno essere immortali, risorgeremo domani, domani. Facciamo quello che non ti aspetti, siamo maledettamente perfetti, siamo quello che non ti aspetti, tutti fermi, tutti fermi, siamo quello che non ti aspetti, pronti a entrare nei nostri letti, siamo quello che non ti aspetti, tutti fermi, tutti fermi. A volte vorremmo unirci le anime per essere parte di organismi complessi, lo so che lo vorresti, non siamo distanti dall'esserlo noi, hai voglia di scappare, rimani. Prego non fermarmi da mai, consegna i miei ricordi più cari da scordare domani, domani. Siamo quello che non ti aspetti, siamo maledettamente perfetti, siamo quello che non ti aspetti, tutti fermi, tutti fermi, siamo quello che non ti aspetti, pronti a entrare nei vostri letti. Siamo quello che non ti aspetti, tutti fermi, aspettando Godot. In stazione da un po', non ci sei tu da un po'. Bene, bene, ottimo. Anche questa grande... Va bene. Ho passato 100 anni, poi leggo i commenti mentre canto, mi scordo le parole, mi scordo tutto. Sì, Marchino è completamente fuori controllo oggi. Oggi è così. Intanto noi continuiamo questa doppia diretta, che non so neanche come abbiamo fatto a metterla in piedi, Facebook, Instagram. Qua arriva qualche cuoricino anche su Facebook. Ciao Andrea. Esatto. Dice non ci rivedremo, non proprio sotto palco, magari davanti, sì, insomma, vabbè, punti di vista. E invece di qua Gabri ti incitano a dargliene secche. Sì, Marchino, non so, non, ma non solo, dire, ma non solo, grazie Linda, c'è un po' di... probabilmente la connessione arriva così male che si va sulla fiducia, insomma. Ma sì, arriviamo a chiudere questa lunghissima diretta, che è sembrata un po' una maratona mentana per le nostre capacità. Sì, la prossima volta metto la cravatta. Con l'ultima canzone, che potrebbe essere in tema, potrebbe sembrare. In questa canzone c'è una frase, soprattutto, che da Pantelleria, ciao invece da Firenze e da... Te capi dove sei? Dillo, svelalo. Chi io sei? Sono nel Chianti, a Tavarnelle più o meno, no, uno spettacolo. Ve l'ho detto. In villeggiatura praticamente. Linda dice che ci sente bene. Bah. No, ti ringraziamo Linda, sempre carina. E niente, quindi l'ultima canzone
che fa un po' riflettere, c'è una frase soprattutto che fa riflettere, che sembra che c'entri qualcosa, che è "Ci salveremo tutti", si chiama la canzone, quindi noi più che dirvi che andrà tutto bene, perché nessuno lo sa, non vogliamo fare gli scienziati che non siamo, diciamo ci auguriamo che tutta questa cosa alla fine si risolva prima possibile, meglio possibile, insomma, ammesso che ci sia una soluzione accettabile comunque, ma insomma noi ci auguriamo che ci salveremo. In questa canzone c'è una frase interessante, dice, insomma, fare circo, ma dice che è in fondo al tuo braccio la mano che stavo cercando, e in questi giorni un po' il contatto è il tema più attuale, no Gabriel? Se la pensi così anche te. No, no, io sono completamente d'accordo, infatti non è tanto un "ci salveremo", io sono un positivista di natura, un ottimista, un positivista di entrambe le cose, ma e sono... Dillo, perché arrivi dopo. No, il positivista è quello che crede nel progresso, no? Quindi sei uno che crede nel progresso. Insomma. Esatto, quindi da questa situazione noi ne usciremo sicuramente meglio e sicuramente si spera di venirne fuori avendo imparato qualcosa, ognuno di noi stessi. Io credo che se si riesce in questo momento si può fare un progresso non tanto tecnologico quanto per noi stessi. Nella vita dobbiamo fare tutti i giorni adesso, bisogna ripensare a un po' di tante cose. E se ci riusciremo saremo stati sia bravi e quindi sia positivi sia ottimisti. È la meglio cosa, ragazzi, e non c'è altro modo da fare. Questa canzone spero che abbia... che possa trasportare quel significato un po' anche a tutti, anche dal mio punto di vista, però insomma, dai, tanto finirà anche questa situazione. Forse allora io riassumo questo viaggio che abbiamo fatto in questa mezz'oretta, quindi nel nostro album che fate vedere, attenzione alla doppia camera, attenzione, questa è la camera di Instagram, questa è la camera di Facebook, ora incredibilmente si vede bene in tutte e due perché ho spostato una cosa. E abbiamo fatto questo breve excursus sulle canzoni, quindi siamo passati da Blister, che è una canzone che parla di Natale in un certo senso, perché era Natale, Psicosi per la paura che c'è stata in questi giorni, poi Oltreoceano perché questa paura si diffondeva ovunque in giro per il mondo, poi abbiamo fatto Tutti Fermi, perché adesso siamo tutti fermi, chiudiamo con "Ci salveremo tutti". Gabri, se vuoi salutare, però con la promessa che il prossimo album lo chiameremo "Saremo tutti ricchissimi". Questo lo senti dirlo? Oh, se non c'è un titolo del genere mi dispiace, ma dirò subito e non parteciperò, quindi in diretta lo dico a tutto il mondo. O sarà mio qualcosa, io non ci sono. Rimango. Allora noi vi mandiamo un grande abbraccio, un grande saluto, ci rivediamo presto da qualche parte sicuramente, e è stato bello passare con voi questa mezz'oretta, questa è "Ci salveremo tutti", e insomma se poi vogliamo rimanere in contatto, insomma, ci scrivete eccetera eccetera eccetera, ma insomma c'è tempo in questi giorni, tanto le piante di basilico volano, e questa è "Ci salveremo tutti". Ciao a tutti. Ciao Gabri, anche a te, che tanto dopo non ci si risente. È stato un piacere. Aspetta, prima stacco il microfono, operazione importante. Abbiamo bisogno di ricordi belli, tenere lontani quelli brutti, di sapere che alla fine salveremo tutti. La strada che facciamo a memoria di qualcuno che racconti la nostra storia senza vittoria, dei consigli giusti, delle amicizie sbagliate, di emozioni forti per i nostri corpi. Tra l'altro questo riff l'ha fatto Carota dello Stato Sociale, noi vogliamo salutarli, fanno parte della nostra etichetta.
che è Garincia Dischi. Abbiamo bisogno di silenzio per cancellare le certezze, che non puoi fare discorsi nuovi con parole vecchie, di qualcuno che ci porti fuori strada mentre sentiamo di affogare in questo flusso che molti chiamano aria dei Van Gogh e degli scarabocchi, di un motivo che ci dia ancora la forza per guardarci. Siamo più una sigaretta da fumare, un tatuaggio da fare, una sul naso da cancellare. Siamo più di una sigaretta da fumare, un tatuaggio da fare, una sul naso da cancellare. Mi dici smetto, non riesco, e che comunque sarà tutto diverso. Non ci credo, ma ti sceglierei lo stesso. Vorrei solo cancellare la tua voglia di scappare. Passerebbe solamente se portassi a saltare. Abbiamo bisogno di essere liberi, di fare passi da giganti, di litigare con noi stessi e fare pace con gli altri, di creare legami indivisibili per poi romperli, come genitori che lasciano i propri figli liberi, di sentirci soli, di sentirci traditi, per capire che almeno una volta siamo stati vicini. Siamo più di una sigaretta da fumare, un tatuaggio da fare, un naso da cancellare. Siamo più di una sigaretta da fumare, un tatuaggio da fare, un naso da cancellare. Mi dici smetto, non riesco, e che comunque sarà tutto diverso. Non ci credo, ma ti sceglierai lo stesso. Vorrei solo cancellare la tua voglia di scappare. Passerebbe solamente di voltarsi. Siamo più di una sigaretta da fumare, un altro giro da bere. Devo dirti gridando che appunto al tuo braccio una mano mi sta toccando, di un'altra foto da scattare in questa notte da dimenticare. Siamo più della città che va sempre di corsa. Dimmelo tu se sono meglio i rimpianti senza colpa. Siamo più dei tuoi maledetti ricatti e delle scuse quando è troppo tardi. Passerebbe solamente ti voltassi, ti voltassi, ti voltassi. Ti è piaciuto il finale così, notevole, proprio così, a tutta, orchestrale. E noi vi ringraziamo, ma guarda, c'è anche Salva. Salva, ragazzi, dovete sapere che ci custodisce tutti gli strumenti quando ci sono i tour, oltre a farci mangiare stra bene nel suo ristorante. Gli arrosticini di Salva, ragazzi, gli arrosticini sono veramente una manna dal cielo. E noi vi salutiamo, se volete c'è una versione, diciamo, giocattolo, un po' fantasiosa sul nostro Instagram e il nostro Facebook di questa canzone, che ci salveremo tutti. E niente, vi salutiamo, è stato bello passare con voi questi 40 minuti, ci fanno capire questo quanto siamo logorroici, perché in due siamo riusciti a reggere 40 minuti. Incredibile. Tra l'altro sì, è pazzesco. Questa ripresa che hai da una parte su Instagram e invece frontale su Facebook sembra veramente... No, io mi si è diviso il cervello per queste troppe cose. Sembri Giletti a Non è l'Arena, praticamente. Sì, però ho finito la RAM per oggi. Ok, è stato un piacere essere ospitati sulle pagine di Voci per la Libertà, Arte per la Libertà, che è un festival... che è un festival appunto in tema diritti umani, dove noi abbiamo avuto la fortuna di partecipare e poi si creano dei rapporti che non spariscono mai. Quindi grazie per averci ospitato e cercate di stare meglio che potete, al di là dello stare a casa, che ormai, insomma, mi sembra che ce l'abbiamo detto in tutti i modi, insomma, cerchiamo di stare bene, in salute anche mentale. E niente, noi vi salutiamo, siamo i Loren, Gabri, saluta pure tu, salutiamo anche Riccio e Giova. Difficile anche capire con lo specchio come... Ecco, ora mi si vede da tutte e due le parti. Salutiamo anche Giova e Riccio, che sono gli altri due Loren, che non, per motivi tecnici già era complicato fare in due.
e vi mandiamo un grande abbraccio da parte nostra, e insomma teniamo duro questo ultimo periodo che ci resta di quarantena. Anch'io saluto le tutte le camere, ciao ciao e alla prossima.